La ricostruzione della Madonna del Sole ha un significato simbolico fortissimo per la comunità di Capodacqua, per la comunità di Arquata. In realtà, un po' per tutti questi nostri territori devastati dal terremoto, la ricostruzione della Chiesa è sentita come un evento molto importante, perché la Chiesa è il luogo, religioso dell'incontro con Dio, è anche un luogo forte in cui la comunità locale si riunisce, dove prega, dove prendere le decisioni, dove si sente viva. Ecco perché non è da meravigliarsi se gli abitanti di questi nostri borghi devastati dal terremoto senta addirittura in qualche caso come prioritario la ricostruzione della chiesa, apposta per il suo altissimo significato simbolico. E questo ovviamente è vero anche per la Madonna della Pace. Un impegno concreto, ma una giornata di gioia perché è durata 6 anni questa giornata. Siamo quasi al sesto anno, insomma, 5 anni e mezzo. E quindi potete immaginare la fatica che c'è stata dietro per cucire tutti assieme, Stato, istituzioni, FAI, per cucire questo risultato e ottenere questo risultato. Capodacqua è un simbolo, il tempietto è un simbolo, uno dei tanti episodi del nostro patrimonio artistico è andato perso e adesso speriamo effettivamente di poter iniziare una nuova pagina e che accanto a questo poi parta tutta una ricostruzione di un territorio totalmente sfigurato. L'impegno del FAI insieme alle istituzioni pubbliche, al comune, alla diocesi, alla sovrintendenza, a tutti quelli che hanno collaborato, è stato quello di mandare un segno di speranza. Le immagini del 2016, quella distruzione spaventosa, avevano gettato tutti noi nella disperazione. Purtroppo quelle immagini di distruzione del 2016 dei vostri borghi marchigiani mi ricordano oggi le immagini che vediamo ai telegiornali della distruzione di Kharkiv e delle altre città ucraine. Quindi il cuore in una giornata che dovrebbe essere di festa è molto dolente. Io spero che la Madonna di Capodacqua, che sta per rinascere, mandi un raggio che riesca a bucare il cuore di piombo di chi attenta alla libertà dei popoli. Oggi noi distribuiremo, da domani anzi, distribuiremo dei libretti a tutti i comuni italiani che parlano di prevenzione, perché contro i terremoti poco si può fare, però qualcosa sì, e quindi bisogna che tutti facciano qualche cosa nelle loro corde, nelle loro possibilità. E la speranza, naturalmente affidiamo la speranza per l'Ucraina alla forza della democrazia. E questo è il messaggio di oggi. È una giornata di festa perché rinasce un pezzo d'Italia, è una giornata di tristezza perché muore o sta per morire forse, speriamo di no, ma temo di sì, la libertà di un paese.